Avevo avuto notizie di un libro pubblicato clandestinamente praticamente da lui e che era stato letto da diversi scrittori, mi era stato segnalato, io l'ho letto in una notte, c'era un famoso capitolo, era Signorina Rosina, c'era un famoso capitolo della morte di una gatta e tutto il libro era talmente eccezionale, talmente diverso che ho preso l'aereo la mattina dopo, sono arrivato a Roma, l'ho convocato, ci siamo visti subito, lui era una persona anziana però molto ben tenuta, forte, con una sua autorità, in effetti era stato ex questore, però questore naturalmente non aveva mai fatto in realtà il vero questore, era sempre stato un grande esperto di uomini e cose, almeno come diceva lui.